La violenza contro le donne è un problema che investe prima di tutto il piano sociale e culturale ed è su questo piano che va in primo luogo affrontata, a partire dal modo in cui pensiamo e pratichiamo i rapporti tra gli uomini e le donne. La Costituzione italiana, includendo all'articolo 3 un principio di uguaglianza anche in base al sesso, offre a questo riguardo un importante punto di riferimento. Negli ultimi 25 anni, sono stati molti gli interventi normativi in questa materia a livello nazionale, internazionale ed europeo. Il primo intervento importante di sistema è la legge numero 66 del 1996 in materia di violenza sessuale. È una legge che chiude un iter molto lungo, iniziato nel 1979 su iniziativa di alcuni movimenti delle donne. E colloca il reato di violenza sessuale all'interno non più dei reati contro la morale e il buon costume, ma all'interno dei reati contro la persona. Dopo numerosi dibattiti anche tra movimenti femministi, la legge ha previsto che il reato di violenza sessuale fosse perseguibile a querela e i termini per la presentazione della querela sono stati progressivamente innalzati da 3 a 6 a 12 mesi. La querela è irrevocabile. Nei casi più gravi, cioè di connessione con reati più gravi, il delitto però è perseguibile d'ufficio. La legge ha anche previsto la possibilità per associazioni e movimenti delle donne di costituirsi parte civile nel processo penale. Il secondo importante intervento di sistema è la Convenzione numero 210 del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica. È la cosiddetta Convenzione di Istanbul, che è stata approvata nel 2011 e è entrata in vigore nel 2014. La Convenzione considera la violenza contro le donne come un problema strutturale delle nostre società che ha radici profonde nei rapporti storicamente diseguali tra i sessi. La Convenzione adotta una nozione molto ampia di violenza e pone in capo agli Stati un'ampia serie di obblighi che investono non solo la repressione, ma anche la prevenzione, il recupero del maltrattante, la formazione delle figure professionali e la comunicazione pubblica.